3, 2, 1, ben ritrovati nel nostro appuntamento del martedì di ADC Live, il nostro appuntamento in diretta su Facebook e su YouTube, su tutti i miei canali social, anzi no, solo su questi due, in cui chiacchieriamo insieme mentre rispondo alle vostre domande, di, di vari argomenti di apprendimento, cognizione, metodo di studio e cose varie. Oggi voglio parlare di un tema che mm, è davvero interessante perché è interessante per vari motivi. Intanto, perché è interessante di per sé, ma soprattutto perché è un tema che diverso tempo fa eh, più di una persona mi aveva richiesto in live e io avevo sempre risposto. Di non saperne abbastanza per, poter, per poterne parlare apertamente. Devo dire che eh, mi sono un po' documentato in questi mesi, ci ho dato un po' un'occhiata, poi oggi ho fatto un po' un full immersion anche eh, stamattina per eh, mettermi giù un po' di punti di cui parlare. E sono giunto quantomeno a una visione eh, generale abbastanza eh, completa da poterne parlare in un video, anche se non sono sicuramente un esperto di questo argomento. E l'argomento è il metodo Montessori, che, che non è altro che un metodo inventato da. La pedagogista, insomma Maria Montessori, eh, che eh, ha aperto scuole in tutto il mondo e di cui chiacchieriamo mentre rispondo chiaramente alle vostre domande. Ma prima di tutto questo, controllo che tutto funzioni regolarmente, o meglio, lo faccio controllare a Dario e nel frattempo lancio la sigla. Eccoci qui, allora, nel frattempo, ciao a Giancarlo, ciao a Sergio, a Lucas, a Rosi. Um, no, non facevo parte di Scientology per carità di Dio, per fortuna, ad Andrea, che subito è partito con una domanda, Andrea. Subito. Uh, ho letto della lettura tridimensionale. Che roba è? E altra fuffa, ci mette anche 3B. Uh, sì, Andrea, è... allora. Truffa è una brutta parola, non la si vuole usare anche perché si rischiano conseguenze legali, quindi no, non è una truffa la lettura tridimensionale, tuttavia è sicuramente pseudoscientifica. Possiamo dire senza timore che la lettura tridimensionale rientra nel cappello dello speed reading, speed reading della lettura eh, veloce, insomma, di cui, su cui ho fatto un video che si chiama Cercatelo sul mio canale YouTube e sulla mia pagina Facebook, La verità sulla lettura veloce. E lì spiegavo tutto quello che c'è da sapere su questa pratica e uh, tutto quello che dico lì dentro. Si applica tranquillamente anche alla lettura tridimensionale. Quindi, bene così. Oh, però partiamo. Ah, nel frattempo. Sono, ah, leggere per sapere per imparare la vera lettura efficace, che non c'entra nulla con la lettura veloce. Giusto, Dario. Um, Giada dice: Ciao, Ale. Ho appena acquistato Conquistare il Foglio. Lo so già, mi è arrivata la notifica. Sono contento di averti in Conquistare il Foglio. Non vedo l'ora di sapere, insomma, che cosa ne pensi. Oggi sono, tra l'altro, particolarmente pallido. Abbiamo cambiato un po' di illuminazione, più che altro. Uh, si sembro morto, vabbè, insomma. Uh, una lampadina del nostro set si è, si è fulminata. Non l'abbiamo ancora cambiata, e però era una lampadina che mi faceva vedere, mi dava un aspetto un po' più uh, vivente, umano. umano ecco. E invece, eh, invece, no, non, non sono. Ecco, comunque, ah, visto che ci siamo, visto che c'è Giada qui che ha appena acquistato, conquistare il foglio. Se proprio volete acquistarlo, il link è qui sotto, il mio eh, naturalmente mini corso dedicato alla schematizzazione. Comunque, ritorniamo al tema del giorno, perché io lo so che qua voi mi tirate da tutte le parti e non riusciamo a parlare della cosa. Il metodo Montessori. Allora, perché. Non ne avevo parlato prima. Allora, innanzitutto perché io non sono un pedagogista, non sono un esperto di pedagogia, ne ho letto qualcosa, ho fatto qualche esamino qua e là, ma mh, non è il mio. Insomma, io non mi occupo tendenzialmente di bambini, se non in rarissimi casi e sempre con grandissima attenzione. Perché una cosa che è molto importante è che quando si parla di istruzione e di, eh, comunque di lavoro, in particolare con i bambini sempre più piccoli, la quantità di impegno, e la quantità di. Conoscenza che ci vuole per fare un buon lavoro è sempre più alta. Tant'è che io ho sempre pensato, e penso tuttora, che sia molto più difficile fare il maestro o la maestra piuttosto che fare il professore o la professoressa. Perché avere a che fare con bambini molto piccoli è, è, è estremamente complesso, è estremamente difficile. Chiunque di voi ci abbia mai provato sa che non è proprio una passeggiata. Ecco, allora, che cos'è il metodo Montessori? Allora, intanto stiamo parlando dei primi del Novecento. Uh, se non ricordo male, leggevo stamattina. La prima scuola Montessori nasce nel 1907, però non, non sono sicurissimo. Ehm, di sicuro, intorno comunque nei primi del Novecento. E che, che cosa vuol dire? Cosa voleva fare Maria Montessori? Ah, abbiamo una foto di, di Maria Montessori? No. Non già mostrato. Ah, allora, oh, scusa, perdon. Par eh, eh, ho sottovalutato il mio, il mio bondario che mi vuole spostare a tutti i costi il computer. Ma io poi non leggo la chat. Te l'ho già detto, non leggo la chat. Poi come faccio? Eh, no, non facevo parte di Scientologi di, di nient'altro. Bene. Um, dicevo in ogni caso cosa, cosa uh, ho preso degli appunti guardate che belli questi appunti ecco ho preso degli appunti stamattina di cose di cui vi volevo parlare oggi uh, su questo tema montessori che cosa fa si rende conto a un certo punto che la um, l'educazione l'istruzione dei bambini soprattutto quelli più piccoli ai suoi tempi era um, particolarmente, uh, come dire, stringente, particolarmente uh, nozionistica, particolarmente uh, anche severa mm, con i bambini e formula una sua ipotesi per la quale ai bambini va lasciata più libertà. Allora mh, crea un suo metodo che poi sperimenterà nel corso del tempo e che migliorerà, implementerà, eccetera, e una sua serie di scuole che si diffonderanno in tutto il mondo, si diffonderanno prima negli Stati Uniti e poi eh, in tutto il mondo. Che cos'è? Cosa c'è al centro mh, di questo metodo e perché è così diverso, così particolare rispetto a, uh, a tutti gli altri metodi uh, educativi e is di istruzione, insomma, dei bambini più piccoli. Anche se, uh, mi sono segnato, ci sono quattro fasce d'età nel metodo Montessori e c'è anche quella che va dai 12 ai 18, quindi uh, non è neanche poi solo per i piccoli. Ecco, però sicuramente si concentra sui piccoli. Allora, il primo punto fondamentale su cui si basa il metodo Montessori è la libertà libertà del, um, del bambino di scegliere, libertà di scegliere il proprio percorso, di andare alla velocità che vuole, di sperimentare mm, e quindi di non essere um, compresso in un sistema scolastico um, più uh, così mm, che lo ingabbi. Mm. Secondo Montessori questo non è il modo corretto per uh, sviluppare le potenzialità di un, di un bambino, di un, un piccolo, piccolo uovo, e um, è infatti una delle basi proprio del metodo Montessori è anche la contrapposizione tra il bambino che è un essere uh, che ha bisogno appunto di libertà, di scelta, eccetera, eccetera, e molto spesso l'essere umano adulto uh, che, che, non è, che, che non è passato attraverso un percorso di quel tipo, che arriva a essere... Uh, troppo schematico, addirittura uh, si usa la, parola, usa la parola corrotto insomma c'è una, una contrapposizione forte tra gli, gli adulti e i bambini ecco uh, qualcuno chiede uh, cosa ne pensi della facoltà di scienze della formazione, è più indicata alle ragazze? no, penso assolutamente di no, penso che sia uno stereotipo di genere invecchiato anche piuttosto male uh, ragazzi e ragazze possono fare le cavolo di facoltà che vogliono, quindi ben vengano gli ingegneri donne e ben i maestri maschi mm. No, penso che un po' per motivi culturali, un po' per magari eh, anche interessi o qualsiasi altra cosa, sicuramente nella facoltà di scienze della formazione ci sia una predominanza delle ragazze, questo è sicuramente è vero, ma non perché sono più portate o perché è più indicata per le ragazze, semplicemente perché per una serie di ragioni, anche purtroppo queste, eh, di spinta, come dire, un po' dello stereotipo, finisce per essere una facoltà prevalentemente femminile, ma non penso assolutamente che ci sia nessuna ragione per dire che è una facoltà da ragazze o da ragazzi. Per niente, io sarei per, per una, la piena libertà e i dati scientifici dimostrano che le ragazze possono fare le maestre tanto quanto gli ingegneri aerospaziali senza nessun problema, quindi benissimo. Um, bah bah bah. Ecco, Rosi è, è come me è convinta, ecco, ci sono anche ragazzi perché ci sono i vari rami che si può scegliere, ma certo, ma certo. Bene, allora, quali sono? Quindi, la libertà, il concetto di libertà del, del bambino l'abbiamo visto. Che altri concetti ci sono nella nel metodo Montessori? Beh, innanzitutto c'è il rispetto dello sviluppo, quindi c'è l'idea che non si deve forzare con delle classi, dei programmi molto stringenti l'educazione dei ragazzini, dei bambini, ma lasciare che si sviluppino con, appunto, come dicevamo prima, il loro ritmo, con i loro tempi, e quindi classi diverse, a velocità diverse, eh, da, tra, da cui il tra cui il ragazzino può passare dall'una all'altra, insomma, quindi incoraggiare questa cosa. Ecco. Altra cosa l'indipendenza, eh, bambino che deve venire lasciato anche per conto suo a scegliere le sue cose, eh, a lavorare e poi l'osservazione e la sperimentazione su in un ambiente, questo è un punto molto chiave, molto importante del metodo Montessori, un ambiente che sia fatto a misura di bambino e eh, quindi per intendersi le seggioline piccoline e i tavolini piccolini, dei giochi particolari creati apposta eh, nel metodo Montessori eccetera un'interazione con l'ambiente con i materiali anche con la natura, perché no? Quindi eh, si costruiscono degli strumenti didattici ad hoc, eh, si fa non si forza, ecco, non si forzano degli strumenti da adulti sui bambini, ma si costruiscono degli strumenti che eh, voglio dire, siano fatti apposta, ecco, per loro. E qui fin qui a me sembra una cosa anche abbastanza sensata. Poi si parla di, per esempio, l'abolizione dei voti. Ecco, nel metodo Montessori non c'è spazio per i voti proprio perché il voto è questa etichetta un po' rigida, no e un po' anche impositiva. Che rischia di bloccare, secondo l'idea di Montessori, eh, lo sviluppo, la formazione corretta del bambino. Poi che altro, ehm, si incoraggia l'interesse spontaneo hm, del bambino, quindi attraverso anche il gioco, quindi un come dire, una modalità di insegnamento e di formazione ludica, no? con il gioco, con la sperimentazione, eccetera. E um, è questo, quindi, più o meno, queste sono le, i punti cardine, no? Quindi si predilige un modello che è molto più libero, contemporaneamente, molto meno forzato, molto meno severo, anche in qualche caso. E quindi, tra l'altro, una delle critiche, che, secondo me, in realtà è forse la critica meno sensata al Maestro Montessori, poi arriviamo anche alle critiche. È proprio quello del fatto che non sia abbastanza severo con i bambini e che quindi i bambini vengano fuori indisciplinati. Ecco, questa è una cosa che mi sembra che lasci il tempo che trova mh, perché eh, l'idea del bambino che deve stare gerarchico, deve, deve stare muto, deve, come un soldatino, Tuh, sì signore, così, è un'idea datata, è un'idea che è invecchiata anche un po' male e che è eh, superata abbondantemente. Quindi la severità... Non è probabilmente il metodo migliore per passare anche il concetto di autodisciplina e di comportamento corretto. Ma insomma, vediamo. Oh, vediamo cosa mi state scrivendo. Allora, Sergio scatenato fa sempre 200 domande a, a, a live. Uh, un buon formatore è un esperto di pedagogia, non per forza, dipende. Se, se, ti, se si occupa di bambini, sicuramente la pedagogia è fondamentale, se si occupa di adulti, anche no puzzle, giochi creativi rispetto ai giochi elettronici dipende 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 eh, giochi elettronici vuol dire tutto o niente sicuramente io sono a favore eh, da quello che ho letto da quello che, che insomma ho potuto studiare di giochi che stimolino un'attività ecco quindi preferisco di gran lunga un gioco a per esempio lo sbattere il figlio di fronte a una videocassetta davanti alla tv cioè, ecco ma può essere anche un gioco elettronico cioè il problema non è lo schermo il problema è che cosa ci fai con lo schermo? Se tu davanti allo schermo ti metti a guardare una roba passiva che eh, non so, ti imbambola per due ore, di sicuro quello non è il massimo per lo sviluppo di un bambino. Ma se è un gioco elettronico, mh, come dire, interattivo in cui al bambino è richiesto di partecipare, di scegliere, di fare, eccetera, allora lo trovo assolutamente positivo. Non abbiamo però, bisogna dirla questa cosa qui, quando si parla di bambini e di dispositivi elettronici, in particolare tablet, cellulari e cose del genere, non è passato abbastanza tempo da quando sono stati inventati per fare degli studi scientifici conclusivi in materia. Quindi noi non sappiamo effettivamente se dare in mano il tablet a un bambino gli faccia male oppure no, non lo sappiamo. Quello che sappiamo abbastanza per, di per certo è che la passività, quella si fa male. Quindi paradossalmente diciamo... Non mi prendete in parola al 100%, perché appunto gli studi non sono conclusivi su questo campo. Però, a mio avviso, è peggio la televisione del tablet. Mm, per, a mio avviso, per quello che ho letto, per quello che ho studiato, mm, soprattutto se il tablet è usato per interagire, quantomeno. Quindi un giochino come può essere, che se non so, Candy Crush è probabilmente meglio per lo sviluppo del bambino, di rincretinirsi di fronte a dei cartoni. Ecco, poi. Anche io ho guardato un sacco di cartoni da bambino, infatti guardate come sono venuto su. Eh, però eh, un comprovavo sempre, per esempio, i miei genitori avevamo un, un tempo, un tempo in cui io potevo giocare ai videogiochi, un tempo in cui io potevo guardare i cartoni. Io trovo che questa sia una via di mezzo, per quanto scontata, per quanto banale. Che per me ha molto funzionato. Io giocavo ai miei videogiochi. Io avevo il Game Boy e giocavo con i giochi dei Pokémon. Te te tendenzialmente quello era, era il mio coso. Poi avevo anche una PlayStation e giocavo tantissimo a. Ho giocato a Final Fantasy tantissimo. Da bambino più piccolo avevo il Super Nintendo. Anzi, no, il Nintendo 64. E mh, ho giocato tanto a Super Mario. Quindi giocavo ai videogiochi. però giocavo un'ora alla volta. E poi mh, la mamma semplicemente mi diceva: Stop, fermati lì tranne rari i casi in cui non potevo salvare e allora va bene. E lo stesso per i cartoni, quindi tornavo a casa, mi guardavo, che ne so, Dragon Ball, chiaramente, però basta, poi basta. Ecco, non, non c'era un continuo flusso, invece so che per esempio ci sono mh, purtroppo bambini che rimangono 3, 4, 5 ore di fronte alla tv eh, senza schiodarsi. Ecco, in quel caso non la vedo, per, come lo, per quello che ho letto, non la vedo come una cosa molto positiva. Tra l'altro, questo è un argomento interessante perché si lega a un video fatto parecchio tempo fa su quello che si chiama effetto Flynn inverso. Che cos'è l'effetto Flynn inverso? Allora, l'effetto Flynn è la constatazione che nel corso del tempo la media mondiale del quoziente intellettivo, quindi del, del quoziente di intelligenza della popolazione mondiale, è in crescita. Tuttavia ci sono delle zone, tra cui per esempio il nord Europa, si parlava di, di Svezia, se non ricordo male, in cui negli ultimi anni sembra che l'effetto Flynn si sia rovesciato, cioè che il cui stia scendendo, non si sa bene il perché, però una delle, eh, una delle possibili cause è proprio l'eccessiva esposizione a uh, mezzi tecnologici passivi, quindi alla televisione tendenzialmente, ma anche evidentemente ai computer. Vediamo cosa mi state scrivendo. Um, pa 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 pa. La scuola sta transitando sempre di più in un modello Montessori a tutti i livelli, anche nella scuola secondaria si divide, di tipo, si divide di tipo costruttivistico. Sì, in qualche modo sì, adesso vediamo poi le varie cose, in realtà alcune scuole sono propriamente scuole montessoriane, altre no, però certi concetti montessoriani sicuramente sono passati dappertutto, non c'è un luogo... Non c'è un asilo, non c'è un, una, una scuola materna dove non ci siano i giochi a misura di bambino, per esempio. Quello è una cosa che è passata dappertutto. Film e serie TV sono passivi e addormentano il cervello? Puff, dipende, dipende. Sicuramente per i bambini, sì, Per i bambini, i bambini hanno bisogno di più stimoli, ecco, secondo me. Fortnite, ecco, Fortnite è un gioco abbastanza interattivo in realtà. Adesso mi sento di dire, adesso tutti i genitori all'ascolto eh, mi, mi, mi linceranno. Però a me, cioè, onestamente, Fortnite mi pare un gioco dove. Sei molto coinvolto, quindi devi, devi. cioè, se sei passivo e ti ricretinisci davanti allo schermo, non vinci a Fortnite. Ecco. Di sicuro, però, è un gioco per bambini più adulti, cioè di sicuro non ci puoi mettere un bambino di 6 anni a giocarci, ecco, questo è chiaro. Minecraft è sicuramente è un gioco molto stimolante: è la versione elettronica del Lego, però il concetto è sempre lo stesso. Ecco, il Lego, per esempio, è un gioco che io facevo tantissimo da bambino era il gioco che facevo di più insieme ai pupazzetti di Batman che erano la mia ce li ho ancora tutti tra l'altro Dario tu pupazzetti di Batman Rachel. ah Rachel sì certo lui fa l'imitazione le... di Batman ma sa dire solo Rachel quindi va bene e, dicevo quindi eh, Minecraft è la versione elettronica del Lego ma sempre quello è il concetto no? quindi può stimolare la creatività assolutamente le app di brain training possono essere sicuramente d'aiuto Oh, um, una persona passiva può cambiare vita? Assolutamente sì, assolutamente sì. Però qui stiamo parlando di bambini soprattutto. Ecco, una un po' con i bambini, cioè quello che è molto importante, il motivo per cui ci vado anche così con i piedi di piombo quando parlo di questi temi di cui non sono un esperto, quindi attenzione, non sono un esperto, non sono un pedagogista, mm, ho solo studiato, letto un po' di cose e ne discuto insieme a voi, però non mi quotate come esperto in materia. Il motivo per cui sono così cauto è che più piccolo è il bambino, più gravi sono i danni se si fa qualche cacchiata. Quindi bisogna stare molto attenti a cosa si sottopone i bambini. Quindi io sono dell'idea che si debba cercare di stimolare il più possibile una partecipazione attiva nei bambini. Um, pa. pa, pa, pa. Giancarlo dice sto studiando metodologie e strumenti didattici sono tutti su questo filone certo eh, permettere lo sviluppo della persona passare dalla trasmissione alla formazione di atteggiamenti necessari alla vita mm -hmm, mm -hmm. um, Rosi dice un buon formatore non deve essere un pedagogista deve essere più un educatore deve sapere educare anche tramite concetti pedagogisti il bambino certo certo poi se ti occupi di, eh, di bambini chiaramente un minimo di pedagogia averla studiata male non farebbe e, e va bene il bambino deve avere una mente creativa, saper interagire con gli altri, giocare all'aria aperta, fare attività ludiche. Certo, i bambini di adesso sono bambini digitali. Sì, io non sono convinto che questo sia davvero un problema. Voglio vedere prima degli studi scientifici in materia. Ripeto, non lo sappiamo. Non sappiamo davvero. Però non lo sappiamo non significa si fa male. No, non lo sappiamo. Quindi, nel dubbio, la moderazione. È una buona idea. cioè Io, comunque, io non ho un figlio questo momento. Se avessi un figlio, io ho schermi da tutte le parti in casa mia. Comunque, non gli metterei in mano un tablet 10 ore al giorno. Di sicuro, no. Preferirei mettergli in mano come fecero i miei genitori all'epoca: un bel topolino e, e leggiti le storie di Paperino e di Pippo. Eh, preferirei farlo giocare di più all'aria aperta. Io, per esempio, all'aria aperta giocavo pochissimo, ma perché ero io che non volevo, non perché i miei genitori non mi incoraggiassero. Eh, sicuramente, però, un ruolo lo avrebbero anche gli schermi, per forza, perché deve vivere anche nella sua era. Va bene. Lucia scrive: Un paio di anni fa ho seguito un corso in sceneggiatura dell'animazione fighissimo, mi sono accorto che tanti cartoni odierni sono molto meno strutturati rispetto a quelli passati, forse per paura di spaventare. Non lo so, io, eh, a me è capitato abbastanza di recente, per abbastanza di recente, intendo una decina d'anni fa. Eh, di avere esperienza con un po' di più, forse, di avere esperienza, una seconda esperienza con i eh, cartoni da bambini piccoli. Eh, perché i miei fratelli sono più piccoli di me, adesso sono grandi tutti e due. Però. Mi sono rivisto i cartoni da bambini quando avevo, quando ero un adolescente, no? E ho visto i vari Peppa Pig, ho visto i vari. Eh, che ne so, quello che costruiva, quello con la ruspa, col sorriso, non so, non mi ricordo cosa fosse. Ho visto mh, SpongeBob, ho visto un sacco di cose così. E a me sono piaciuti, io li ho trovati ben fatti. Peppa Pig, nello specifico, è chiaro che lo guarda un adulto e eh, c'è cioè il nonno, nonno Pig che fa così ogni due o tre parole, cioè sì. Non è che sia un cartone particolarmente così. Ma per un bambino piccolo, però. Eh, mi sembra un bel cartone, mi sembra ben fatto. Con delle belle, delle belle tematiche, dei belli insegnamenti. Quindi in realtà. Eh, non sono dell'idea che. ah, i buoni vecchi cartoni di una volta. Secondo me, anche adesso si fa della gran bella roba. E anzi, probabile che più si va avanti e meglio siano studiate queste cose. Ecco. Um... Ecco, le, le scuole dove si picchiavano i bambini eh, erano proprio quelle in cui, su cui Maria Montessori eh, ci aveva un po' di dente avvelenato. Diciamo così. Ecco, li metti lì sempre davanti alla TV al Nintendo. Va bene, fino a un certo punto. Bisogna dare spazio alla creatività. Sì, sì, certo. Um, allora. Studio di uno strumento musicale non imposto, altrimenti diventa frustrante, può aiutare a stimolare? Sicuramente sì, Francesco, eh, molto probabilmente, però di nuovo non imposto. A me hanno imposto il flauto quando ero alle medie e non ho mai, non mai um, imparato, facevo il playback tantissimo e muovevo ste dita, vabbè insomma. Comunque, ritorniamo un attimino al metodo Montessori, cioè, eh, quindi l'opposizione a quell'idea rigida e quell'insegnamento... Mnemonico, tutto da sapere a memoria, tutto nozioni, eccetera, eccetera. Quando invece bisognerebbe assecondare, secondo questo metodo, le tendenze umane dei bambini. Ecco, mi sono segnato un po' di personaggi famosi e importanti che sono stati alle scuole Montessori, giusto per farci un'idea, perché è sempre sbagliato citare i grandi Big, perché ci sono grandi Big che hanno fatto qualsiasi cosa. Però abbiamo Jackie Kennedy, che vabbè, la moglie del presidente Kennedy, e va bene. Abbiamo Anna Frank tra l'altro, sì, la bambina che ha scritto il diario. Abbiamo Larry Page e Sergey Brin, tra l'altro. Eh, ma si chiama così, Brin? Vabbè, insomma, i fondatori di Google. Due tipetti a caso. Abbiamo Jeff Bezos, altro pe personaggino. Abbiamo William e Harry della famiglia reale inglese. George Clooney. Taylor Swift. Il mitico cestista Steph Curry. Ehm, Corrado e Sabina Gozzanti. Insomma, c'è della gente importante che è uscita dalle scuole ehm, del metodo Montessori e tra l'altro sono andato a leggermi, stamattina mi sono, ho incrociato questo articolo del Wall Street Journal di un bel po' di tempo fa che faceva notare come moltissimi dei big uh, degli industriali, creativi bla, bla 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 avessero fatto queste scuole tanto da definire, da us usare questo termine che tra l'altro mi ha veramente colpito questa elite creativa, la definiva che veniva chiamata mafia Montessori dal Wall Street Journal, allora intanto Apriamo una parentesi che non c'entra niente sulla mania degli americani di usare la parola mafia a indicare il concetto di gang, ma nel senso anche positivo, cioè di gruppo di persone. Gli americani non si sono probabilmente resi conto di quanto faccia schifo la mafia e sia una cosa terribile. Eh, però va bene, è un po' come se io dicessi il clan con la K dei, degli amici. Cioè non è bello da dire, quindi io vorrei lanciare un messaggio agli amici americani, smettete di usare la parola mafia eh, per, usare, per indicare i gruppi, perché è un po' offensivo. Insomma, vabbè, c'è per esempio la, un gruppo di attori registi di Hollywood che fanno commedie demenziali che a me eh, piacciono moltissimo. Che girano intorno alla figura di un personaggio che si chiama Jude Apatow, che tra l'altro è geniale. Ehm, e, e vengono chiamati la Apatow Mafia. E, però, insomma, non è molto bello. Vabbè, comunque, non importa. Detto questo, mi colpiva il fatto che sono arrivati a individuare proprio come nell'elite creativa e imprenditoriale americana. Le scuole Montessori fossero veramente eh, altissime in classifica. Qualcuno, però, aveva criticato questo articolo dicendo: Non è che, siccome le scuole Montessori sono private e costano tanto, il punto non è che. Le elite vanno alla scuola Montessori, quanto che le elite vanno alle scuole private. <ride> e che quindi tutti quelli che escono dalle scuole Montessori sono persone ricche e quindi, molto probabilmente avranno accesso a un'istruzione di livello superiore, e quindi è probabile che tra i grandi industriali, tra i grandi imprenditori, tra i grandi uomini di successo e donne di successo, ci ritroviamo. Ci ritroviamo persone che sono andate lì. È sempre un po' difficile capire bene questa, questa cosa, però è una obiezione lecita. Ma allora per quello che abbiamo detto, io vi ho fatto un po' una panoramica molto generale, poi ci sarà, anzi, speriamo che venga sotto questo video qualche esperto di scuola di montessoriana a spiegarci eh, bene se ho detto delle stupidaggini, a integrare, eccetera, eccetera. Io ho fatto però un quadro più o meno di qual è l'idea base, no? Questa libertà, questo incoraggiamento dello sviluppo, eccetera, eccetera. Ci sono però anche delle critiche. Che non sia tutto oro quel che luccica? Non lo so, io non sono giunto nelle mie ricerche di questi mesi a una conclusione, diciamo, definitiva. Io direi che da quello vi posso dire quello che penso io. Che qualcosa di, di buono, di intelligente ci sia. Eh, del, de, eh, nello nello stile Montessoriano ci siano delle intuizioni, che poi, probabilmente, sono state anche molto riprese da altri studiosi dopo e, e, e sono state molto importanti. Tuttavia, mi sono segnato anche, però un po' di critiche, critiche di cui voglio parlare, ma prima vedo che state scrivendo quindi. Leggo qualche cosa. Uh, cosa ne pensi dei giochi violenti su PlayStation e Xbox? Mm, penso che se inseriti nel giusto contesto e uh, se si seguono le indicazioni di Peggy, no? di, di, di quanto minimo di età deve avere la persona per giocarci, vadano bene. È chiaro che se tu metti un videogioco come GTA, dove spari la gente, rubi le macchine, picchi le persone per strada, eccetera, a un bimbo di 6 anni, sei un po' un coglione. Cioè, non, non è una bella idea. Ecco, però se lo dai a un ragazzo di 17 si rende conto in generale. Um, pa 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 pa. Sì, certo, c'è gente che compra i videogiochi a caso e vabbè, questo è sbagliato. Posso prego, 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 Dario. solo un attimo. Le passo in... Giusto per dire che... Mettila ecco. Non sempre un videogioco è più dannoso di un gioco naturale. Un esempio Sono che faccio cosa. sempre perché mi fa ridere e piangere al tempo stesso, mio padre, uomo... Decente e ordinato in ogni modo al mondo, da giovane con la sua compagnia ha prima accecato non lui personalmente, però, la sua compagnia ha accecato uno di loro con una freccia e ah, hanno signore. quasi dato fuoco a un campo con una catapulta. Quindi, sì, eh. no, beh, certo. Io avevo visto una volta un video su YouTube bellissimo cioè. di un tizio che aveva costruito con l'aria compressa uno sparapatate. Ecco. Ma lo sparapatate in questione faceva buchi così nelle macchine, cioè faceva dei can un cannone. Insomma, quindi. Bello giocare all'aria aperta, bello anche stare attenti, eccetera, ma i bambini sono bambini, lo sono sempre stati e lo saranno sempre. Sì, 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 sì. Quindi. Si possono fare cose pericolose anche senza avere uno schermo davanti, questo è verissimo. Emanuele dice, per chi dice che i cartoni di una volta bisogna mh, Parla dei cartoni de di una volta Bisogna specificare che <coughs> Cartoni come Lady Oscar, Dolce Remi, Naruto Dragon A parte che non li metterei tra Lady Oscar e Naruto Ci sono tipo 30 anni di differenza Ma comunque, Dragon Ball, eccetera Erano tutti di origine giapponese Categorizzati nella fascia shonen uh, Sì, io sono d'accordo Anche se mh, Lady Oscar non è precisamente uno shonen uh, Neanche Dolce Remi. Mi sa mm? Che sia uno shoujo Dolce Remino mm. vabbè, comunque Dragon Ball sicuramente uno Shonen. Sicuramente Naruto One Piece. Però hai messo insieme cose. Cioè Dragon Ball è terminato nell'89, Naruto è terminato tipo nel 2010. Cioè, stiamo parlando di roba dove ci sono 20, 20, 20 30 anni di differenze. Va benissimo. Comunque, in generale, uh, sì, c'erano molti cartoni di origine giapponese, ci sono ancora, ci sono ancora moltissimi. E... Però questo insomma, ecco. Sicuramente i cartoni di oggi sono più strutturati di quelli che ho visto nella mia infanzia negli anni Ottanta <ride> La mucole le sise al vento Dolce Remini era il proto panca bestia <ride> Forse meglio oggi, sono d'accordo Anche se parliamo forse di cartoni di fasce d'età differenti Gli shonen sono degli anime dedicati ai ragazzi adolescenti, non ai bambini Verissimo, per questo sono più articolati, con una storia più articolata Certo Domenico dice Meglio il metodo ADC Io non insegno ai bambini però Eh, non ho nessuna pretesa di, di insegnare ai bambini Però sistema ADC comunque Nel dubbio voi prendetelo Che male non fa Um, ci tengo a precisare che tutto nell'animazione giapponese eh, si trovano delle perle molto preziose, assolutamente, assolutamente, c'è cioè, della roba bellissima, io, sono un grande appassionato. io mh, non sono un grande appassionato di, anim di animazione, per la verità, ne discuto sempre con Dario, a cui piacciono molto gli anime, io invece leggo molti fumetti, e leggo fumetti di tutte le nazionalità, quindi molti fumetti anche mh, giapponesi, ne ho tantissimi, ne ho tantissimi manga, come tantissimi comics americani, fumetti italiani, fumetti francesi... Il fumetto francese, pur piacendomi molto, ne ho davvero pochi. Ne ho davvero pochi, quindi forse dovrei colmare questa mia lacuna. Ma insomma, ho fumetti di tutte le parti del mondo. E mi piacciono molto, però, gli anime, un po', insomma, non sono un grande appassionato. C'è una famosa piattaforma di streaming che sta mettendo. lì? No, 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 diciamo una più famosa con una grossa N rossa. Che sta mettendo i film di Hayao e Goro Miyazaki. Certo, il problema è che sono doppiati da cannarsi e Per cui Ma, eh, da guardarsi in lingua originale. originale. Eh, se non sapete tutta la polemica sul buon eh, Gualtiero Cannarsi che è un adattatore dal giapponese, che ha la, la, la tendenza a far parlare tutti come praticamente eh, l'armata Branca Leone, cioè quel, quel, quella... Mh, lo diceva Uesa in un suo video bellissimo, quella eh, qualche giorno fa, quella proto lingua fintamente aulica, no? che poi in realtà nessuno parla. Ecco. Eh, pa, 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 pa. Uh, gran bella live dice pricing wellness effettivamente nel mondo anglosassone il metodo Montessori è stimatissimo, adesso si sta provando a passarlo anche alle medie, sì, adesso poi vi parlo però anche delle critiche che arrivano eh? um, pa, pa, pa. la prossima scuola sarà diretta da Alessandro, no 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 no. Eh, insegnerà il prof Vanni De Luca che insegna la divina commedia e Muzzi, memory full option con ospiti uh, per, ad ogni trimestre assolutamente, faremo una scuola dove insegniamo solo metodo di studio, tecniche di memoria e divina commedia, vengono fuori dei bambini bravissimi veramente, pazzesco Um, documentari televisivi sono molto utili. Informazione mm, in tv è molto calata. Temo, temo di sì anch'io. Lady Oscar era uno sciogio. è è è giusto, giusto, Emanuele. Al eh limite sì. con il Seinen secondo me. Però no, Seinen, no, dai. Aveva delle tematiche. Perché c'era molto... la rivoluzione, eh. C'era anche la sessualità, c'erano cioè delle tematiche molto pesanti. Adesso non mi ricordo, era esplicitato che Lady Oscar era omosessuale? Eh, sai che non l'ho mai scoperto perché in realtà le versioni degli anime che arrivano sono qui censura. in Italia sono sempre edulcorate. Cioè si capiva, un adulto che lo guarda capisce, però non so se fosse esplicitato. Tra l'altro, curiosità, lo sapevi che Kenny Guerriero mm -hmm. inizialmente doveva essere omosessuale? Nella storia iniziale e doveva, e doveva stare col, col ragazzo. Davvero? Sì, poi però è stata la cosa è stata un po' cancellata. Sì. Inizialmente l'idea era quella. Beh, comunque. Almeno l'ho letto, magari una cacchiata. Qualche esperto me lo scrive l'ho letto in un forum una volta. Però comunque. Um, il manga Seinen Made in Abyss. L'ho so, sentito, non l'ho ancora letto. Um, quando inizieranno nei Mind Palace? Uh, Vogliamo dire la verità? Attenzione. Domani. Attenzione, 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 di morire non mi va, cannarsi docet, do, assolutamente sì, <ride> assolutamente sì. Um, Stef Stefano dice, ciao Alessandro, complimenti, ti seguo da poco, trovo che tu sia molto bravo, niente a che fare con altri personaggetti che ho intravisto, non facciamo nomi, ma apprezzo veramente tanto il complimento. Che tipo di documentari vedi? A me piacciono un casino quelli del National Geographic sugli animali, tantissimo, poi mi guardo, mi sparo una quantità impressionante di come è fatto. Serie su Sky, proprio tantissimi e anche quelli sulle mega costruzioni che mi è anche partito un po' uno sputo <ride> mentre lo dicevo però quelli dove fanno vedere i macchinari giganteschi l'ingranaggio, la ruspa enorme A me piacciono un sacco quelle cose lì la, la ruspa, sarà che gli slogan leghisti mi sono permeati, io vivo in Veneto quindi... però a me le ruspe mi piacciono tantissimo e quindi non ci posso fare che vederle è una cosa meravigliosa ecco ehm um... Il tuo sistema di C verrà integrato col corso sulle mnemotecniche? Nope, Stefano. Ho fatto la settimana scorsa una live apposta su questo, su tutti i miei servizi. Eh, si chiama Facciamo chiarezza. Sì, questa è invece la pubblicità del corso, Dario. Non c'è da niente, però voi nel dubbio. E lì spiegavo chiaramente tutti i miei prodotti e servizi, quelli che arriveranno in futuro, che rapporti avranno tra di loro, in modo da chiarire tutto. Quindi ti consiglio, Stefano, di andarla a vedere. Anzi, non era Stefano, scusami. Eh, sì, no, era sempre Stefano. Boh. Hi Sky, sì, ho anche Sky. Eh, pausa pomodoro con ADC, dice Michele. Perfetto. Discovery Channel e National Geographic sono due cose diverse. Intanto hanno canali differenti. Ma poi National Geographic produce documentari. Discovery Channel era un canale televisivo. Poi c'è anche il National Geographic Channel. Però in generale, Discovery Channel è un aggregatore. Ecco. Pa 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 pa. Domani inizia non è Mind Palace, davvero, davvero. davvero. Ho in, tina... Non inizia, inizia vi abbiamo girato una puntata pilota assolutamente folle. Eh, veramente la trasmissione più folle che faremo su questo canale. Eh, ne vedrete delle belle, vi dico solo questo Ok, dicevo le critiche, oh, arriviamo alle critiche carta canta, perché finora le cose belle del metodo Montessori le abbiamo dette. Quali sono le critiche? Ce n'è una, prima di tutte le altre. La più grande, quella che a me, personalmente, per come sono fatto io mi fa sentire un po' più inquieto. La ah, volete sapere, ve la sparo? Insomma, quando si parla di evidenze scientifiche, eh, eh, insomma, insomma, sembrerebbe che il metodo Montessori, quando si parla di portare dei dati scientifici, delle prove, degli esperimenti, delle statistiche, de, 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 dei protocolli rigorosi, eccetera, eccetera, insomma, insomma, non sia proprio il massimo. Uh, Tant'è che, tra l'altro, Maria Montessori lavorava prima della grande ondata di... Oh, mi è caduta una moneta, Perdon. Pardon, ehm, prima dei, eh, dei, della grande ondata di eh, pedagogisti, prima di Piaget, prima di tanti altri, e sembrava che un pochettino anche disdegnasse mm, la, la, la ricerca scientifica tradizionale. E quindi un po' così, una poca scientificità e c'è anche un'atmosfera un po' misticheggiante intorno ai metodi Montessori, cioè sembrerebbe io riporto le critiche. Ripeto prima che qualcuno si offenda, non sono un esperto del campo, ho solo fatto della ric delle ricerche su questo. E questo è quello a cui sono venuto mh, a conoscenza, poi aspetto di sapere da voi anche la vostra opinione, le vostre eh, fonti, magari le cose. E dicevo. Si parla di un po' un'aura misticeggiante, tipo che bisogna applicare il metodo alla perfezione perché la fondatrice ha detto così. Insomma, un pochettino vi si ritrovano un pochettino quegli elementi un po' tipici della, della fuffa pseudoscientifica che, insomma, un pochettino ci fanno preoccupare. Ecco, questa è la critica un po' più che a me spaventa un po' di più. Ma ce ne sono altre. Per esempio, ehm, il fatto che sia posto un forte focus sull'individualismo del ragazzino e meno quindi sulla sulla collaborazione e sulla, um, come dire, integrazione con la classe, per alcuni esperti rischia di portare i bambini all'isolamento, cioè rischia di portare il bambino a giocare da solo in un angolo, uh, a farsi le sue cose, mm, cosa che tra l'altro è praticamente la definizione della mia infanzia, ecco, <ride> perché io facevo, io giocavo con i miei pupazzetti di Batman, costruivo i miei Lego, leggevo i miei topolini e gli altri ragazzini potevano pure no via. strano perché sei venuto su così simpatico oh, oh attenzione attenzione Dario questo mese non vuole essere pagato bene eh, dice... <ride> dicevo bene quindi anche questa è un'altra cosa poi c'è un'altra critica che mi permetto però invece um, trovo un po' poco forte e cioè si parla, la classica critica che viene fuori ogni qualvolta un sistema, un metodo qualche cosa, qualche volta l'hanno fatta anche a me diventa un brand eh ma lo scopo è fare soldi sì Certo, il metodo Montessori è un brand, e quindi c'è un trademark, quindi ci sono dei soldi, e eh, sicuramente è un bel po' di soldi, chiaramente. Però questo secondo me è una critica che lascia il tempo che trova, come al solito. Ogni tanto la fanno anche a me, mi dicono: Eh, ma tu insegni queste cose perché vuoi guadagnare? Eh sì, certo, è, è, è un mestiere, devo pure mangiare anch'io. Eh, per qualche motivo le persone, quando si rendono conto che dietro un metodo c'è cioè un guadagno, cominciano subito a sospettare, cosa che tra l'altro. In altri ambiti della vita non succede, perché, ripeto, non guardi con sospetto il pizzaiolo perché ti chiede il conto dopo che hai mangiato la pizza. Cioè, mi Vabbè. Però per, per, ecco, una delle altre critiche è che quindi il metodo Montessori sia più diventato un brand e una macchina da soldi che non una reale uh, metodologia efficace. Tra l'altro, e questa invece questa seconda parte è una critica già più attenta. Si dice che molte scuole montessoriane di Montessoriano abbiano davvero poco in realtà e che si fregino del brand e basta. E poi in realtà non ci sia veramente una, una grande uh, applicazione di queste metodologie, ma di fatto siano scuole come le altre, che però ci aggiungono il titolo. Ecco poi che altro? Beh, una cosa curiosa che ho trovato uh, su Maria Montessori. Che poi ho continuato a dire Maria Montessori. Ma si chiama Maria di nome? Mi è venuto il dubbio terribile. Sono convinto che sia Maria Montessori. Sì, sì, si sì, chiama Maria Montessori. Ok, ho avuto un attimo e ho detto magari non si chiama Maria, ma è venuto così. Um, ed è quello della sua avversione per il concetto tradizionale della fantasia. Che vuol dire? Vuol dire che sembrerebbe che Maria Montessori. Um, incentrata sul fatto che i bambini devono sperimentare con i propri sensi mh? e che quindi devono andare nella natura sicuramente, ma devono anche tenere in mano degli oggetti, devono uh, creare, eccetera, eccetera, fosse abbastanza avversa a tutto il mondo, per esempio, delle storie fantastiche, delle favole, delle fiabe, del, del, di ciò che fa immaginare dei mondi che non sono quelli reali. Ecco. Che tra l'altro è una cosa curiosa, non c'entra niente, non ha fatto tornare in mente un altro... Um, Intellettuale di cui tra l'altro ho letto i libri e che stimo moltissimo che tranne per questa cosa qui specifica che ha detto eh, stimo moltissimo che è Pier Giorgio Di Freddi Pier Giorgio Di Freddi matematico eh, e eh, prominente scettico critico ateo molto in vista eccetera tra le tante cose intelligenti che ha detto ne ha detta anche una che secondo me è un po' stupida e mi dispiace per lui io lo, lo stimo tantissimo ho tutti i suoi libri per fortuna che ci sei Pier Giorgio detto questo per me questa cosa qui è una cacchiata e cioè lui diceva non bisogna Uh, far leggere i libri fantasy ai bambini o comunque raccontare loro le fiabe o comunque fargli vivere mondi fantastici perché di fatto è addestrarli all'irrazionalità ecco io non credo che questa cosa abbia nessun senso Dario fa dei gesti che non possiamo farvi vedere eh, credo che questa cosa non abbia nessun senso perché perché vanno benissimo cioè è sbagliato secondo me nel momento in cui tu non insegni la distinzione tra la fantasia e la realtà allora se tu fai credere a tuo figlio fino a che ha 18 anni che ci siano gli elfi allora sì, lo stai pigliando per il culo e lo stai plagiando in qualche modo, ma se tu gli fai leggere un libro fantasy e lui sa che è un libro fantasy e poi quando chiude il libro si ritorna nel mondo reale, invece è una bellissima cosa e per esempio contrasterei con il buon Umberto Eco eh, che diceva eh, che, chi, che, che leggere è come vivere mille vite. Ecco, e io la ritengo così, anche vite che non potresti vivere davvero nel mondo reale. Ecco, quindi questa cosa qui, un po' c'è una somiglianza tra questo approccio... O di Freddiano e quello eh, montessoriano che voleva una concentrazione sulla natura, sugli oggetti, sulle cose, in maniera così. Quali temi tratterete in Non è Mind Palace? Tratteremo di tutto, l'idea dietro Non è Mind Palace è di parlare, di far vedere come ci siano cose interessanti da dire su qualsiasi cosa, cioè che scavando dietro le cose anche le più apparentemente stupide e mh, banali, c'è invece un mondo di cose interessanti da scoprire. Ti piace story Channel? Abbastanza, anche se ogni tanto quando prende la piega degli UFO eh, la, la, insomma, la butta un po', un po' di fuori, però amo, amo i programmi sugli UFO, li guardo tantissimo. Poi non ci credo, chiaramente, però mi faccio di quelle risate pazzesche. Un pochettino da setta? Da setta no, non, non, vedo, non vedo il metodo Montessoriano avere le caratteristiche di una setta in nessun modo. Però qualche, qualche punta di pseudoscienza potrebbe esserci, non lo so. Non lo so, difficile. Ecco, Uprising Wellness dice, non sono molto d'accordo con le critiche, è interessante questo perché, uno, la prima si basa sui test standardizzati, ovvero l'antiapprendimento. Mm. Due, l'isolamento esiste se l'educatrice che fa da mediatrice non stimola, certo, certo. Che è Di Freddi, un intellettuale italiano, eh, andatevelo a vedere, Pier Giorgio Di Freddi, intellettuale, matematico, scettico, ateo, cattivissimo, eccetera. Razionalista si definisce, credo. Ecco, poi, ehm, altre critiche, ce ne sono altre due di critiche che veramente mi hanno colpito. Su questo metodo Montessori. La prima è la rigidità dell'applicazione, cioè sembra che diventato protocollo il metodo Montessori venga applicato in maniera un pochettino dogmatica. No, così, si fa così, è così. Bah, 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 bah. Cosa che, tra l'altro, è parodistica, perché, eh, cioè anzi parodistica, eh, ho detto la parola sbagliata. È eh, paradossale, volevo dire, perché è nato il metodo Montessori proprio in contrapposizione alla rigidità dell'insegnamento. Quindi, è strana questa cosa qui. E un'altra critica che pur non essendo di per sé una critica al metodo Montessori, ma alle sue conseguenze, rimane una critica importante, è quella che dice che se tu fai una scuola asilo, scuola elementare eh, Montessori, e poi passi al sistema scolastico tradizionale, per esempio alle scuole medie, o dalle scuole me medie Montessori a eh, scuola superiore tradizionale, magari pubblica, c'è uno shock. Enorme, e quindi spesso purtroppo i ragazzi, i ragazzi, le ragazze, i ragazzini e le ragazzine educati col metodo Montessori rischiano uno shock e, una, e un, um, è un momento di grande difficoltà quando passano in un mondo molto diverso da loro. Questo non è di per sé una critica al metodo, perché mm, potrebbe benissimo essere che il metodo sia fantastico e siano le altre scuole che sbagliano. tuttavia, però, è una cosa da tenere in considerazione. Se tu cresci il tuo bambino. Uh, o la tuo ragazzo o la tua ragazza, la tua ragazza uh, con l'idea che può esprimersi liberamente, che può fare quello che vuole, che deve essere incoraggiata la sua libertà, eccetera, eccetera, tutte cose anche molto belle molto giuste. E poi, però, al liceo devi alzare la mano per chiedere di poter andare in bagno e la risposta può anche essere no. È chiaro che e ti devi alzare in piedi quando entra l'insegnante, devi dare del lei. Viene chiamato per cognome. Ho letto per esempio delle, delle, delle testimonianze di ragazzi che dicevano: la prima volta che sono entrati in classe e mi hanno chiamato per cognome, ho sentito un grave fastidio, una grave dissonanza, perché erano sempre abituati a tutti che si conoscono, tutti che si chiamano per nome, che si aiutano, eccetera, eccetera. Ecco, quindi, questo shock culturale è una cosa da tenere in considerazione. E l'ho sentita varie volte. Io ho avuto anche esperienza di vedere diversi ragazzi. Uh, e qui intervengo io perché è vero che non insegno ai bambini, però ai ragazzi delle scuole superiori ho insegnato a lungo, per un sacco di tempo e eh, molto molto, ho incontrato molti studenti delle scuole montessoriane avere molta fatica col rigido sistema scolastico tradizionale. E uno potrebbe dire sì, ma è colpa del sistema scolastico tradizionale, sicuramente. Fatto, re, fatto resta che queste persone però si sono trovate molto in difficoltà perché appunto venivano da un contesto completamente diverso, organizzato in modo completamente diverso, non gerarchico, non impositivo, eccetera, eccetera, e poi quando si sono scontrati col duro mondo, con la realtà eh, vera e propria, ecco, quindi un po' si critica come le scuole montessoriane siano di fatto una bella bolla mm, ricca e eh, per ricchi chiaramente, perché costano, eh, eh, una bella bolla di, di comfort dalla quale però una volta usciti non si è preparati, ecco, si fa un po' questa critica dicendo che la scuola è anche un po' una palestra no? A, alla vita reale, anche alle difficoltà della vita reale, della relazione con gli altri, del, del rispetto della gerarchia, perché mh, io per esempio odio il concetto di gerarchia, ho un lavoro dove eh, stabilisco io le mie cose, proprio per questo, però è vero che ci sono ambiti della vita dove uno deve sapere anche dire di sì, e, oppure deve sapere accettare che c'è una struttura rigida, eccetera. Ecco, sembrerebbe che appunto su questo lato, su questo aspetto, le scuole montessoriane un po' fossero carenti. Vediamo cosa mi state scrivendo. Il problema del corso Montessori è il costo. Ecco, certo. Se fossi una maestra valgono valgo molti più 600 euro nel metodo ADC che un corso di 1000 euro e passa del metodo Montessori. Beh, questo è tutto da dimostrare, chiaramente. però il metodo ADC è qua sotto, quindi benissimo. Um, le storie fantasy, do, dice Lucia, dovrebbero avere una logica interna, interna, se ben scritte. Sono i libri basati sul tanto è fantasy a fare male. Sono son d'accordo. Più, più che fare male, quei libri fanno schifo, eh, perché un'ambientazione fantasy. Io ne discuto sempre con Dario perché siamo degli appassionati. Un'ambientazione fantasy dove non c'è coerenza narrativa, succedono cose a casaccio. Fa schifo, non ha senso, certo. Ma addirittura il genere fantasy. Adesso purtroppo non posso, perché mi faccio comparire, fatti vedere. Uh... Non posso approfondire troppo perché rischierei di dire delle cavolate non avendo l'argomento fresco. Ma il fantasy si divide in due filoni principali mm. dalla sua nascita, mm -hmm. forse addirittura involontariamente, che hanno delle caratteristiche psicologiche molto definite e. Riguardano proprio la riflessione del lettore all'interno del personaggio o del mondo. Mm. Quello che non so niente di questo. Quindi eh, magari lo tireremo fuori, cioè, sono dei vari simile. generi di fantasy, conosco il classic fantasy, epic fantasy. Ma è diverso, cioè, non, non è il vestito mm -hmm. che metti al libro e alla tua storia, mm -hmm. ma il concept, il tema sarebbe okay. il film, no? quello okay. che c'è dietro. Quindi, sembrano essere delle cavolate, magari perché vedi il signore degli anelli al cinema, e dici oh, i nani e gli elfi. Invece c'è. Essendo una creatura umana, il genere fantasy, c'è un qualcosa di molto umano e. certo, è molto psicologico. Molto certo. Torno nell'ombra. Sì. a ah, torni nell'ombra. Benissimo. Um, no, quindi in generale, ecco, credi negli alieni? No, non credo negli, o meglio, credo che ci siano gli alieni, che no, non credo che siano sulla terra. Ecco, questo sì. Ale, sei un grande, dice Arthur. Grazie, veramente. Um, Luis, my brother scrive: Secondo te. Larry Page ha avuto tanto successo perché ha avuto tanto successo anche grazie a questo metodo. Non credo che sia. Difficilmente si può dire che, che è stato il metodo Montessori a fare questi grandi imprenditori. Come dicevo prima, a me sembra molto più plausibile la spiegazione, in realtà. Um, se vogliamo, sociologica, se vogliamo di classe, se vogliamo economica, e cioè, è un po' come è la stessa critica che, tra l'altro, fece proprio Umberto Eco che voglio dire chiunque si permetta di dire che Umberto Eco ha mai avuto torto in vita sua. È chiaramente un imbecille. Eh, anche quando aveva due anni Umberto Eco aveva sempre ragione. E, um, Umberto Eco scriveva che riguardo al liceo classico: si Umberto Eco, è stato, aveva proposto molte volte il, il passaggio al cosiddetto liceo unico. Lui vedeva il liceo classico come anche abbastanza antiquato, e voleva invece un liceo dove uh, si potessero scegliere diverse materie come se fosse più libero, un po' all'americana da un certo punto di vista. E lui diceva a chi diceva: No, ma il liceo classico ha formato la classe dirigente italiana eh, per secoli. Secoli no, però insomma, ecco, e Umberto ecco rispondeva "Sì, ma siamo sicuri che sia il liceo classico che ha formato la classe dirigente e non i figli della classe dirigente che andavano al liceo classico e quindi se tu eh, statisticamente sono loro? Ecco, l'impressione è che questo argomento sia abbastanza forte, cioè se tu se improvvisamente tutte le persone ricche, potenti e colte di un paese mandano i figli alla scuola Montessori è altamente probabile che la prossima generazione di imprenditori, persone di successo, uomini ricchi, colti e potenti siano venuti fuori da quelle scuole lì, ma semplicemente perché purtroppo, e questo è un argomento ben più vasto di una live di ADC che non possiamo trattare, il cosiddetto ascensore sociale non è che funzioni così bene, cioè tendenzialmente i figli dei ricchi diventano ricchi. Poi ci sono le eccezioni, sicuramente, tutto quello che volete, però voglio dire Bill Gates, no, il, il grande Bill Gates, l'uomo che ha costruito la fortuna più grande del mondo comunque andava ad Harvard, no non era ad Harvard, era, non mi ricordo, sai che non mi ricordo, però insomma frequentava un'università privata da 50.000 dollari l'anno, allora sì, intelligentissimo, sì, persona straordinaria, però se voi andate a vedere chi erano i genitori di Bill Gates, sua madre per esempio era una persona eh, ricchissima, famosissima, importantissima, una donna straordinaria tra l'altro, insomma la mela non cade mai tanto lontano dall'albero, ecco, diciamo così, quindi Dare al metodo Montessori la, 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 come dire, la, la paternità dei successi di queste persone mi sembra quantomeno forzato. Ecco. Dario sarà più partecipativo in Non è Mind Palace? Beh, certo, le live di ADC sono le live di ADC e poi Dario è il regista ogni tanto interviene. Non è Mind Palace è la nostra trasmissione, siamo al 50% io e lui, quindi assolutamente siamo alla pari. Oh, ehm, papapapà. Pa. Il costo una maestra Montessori dovrebbe avere massimo 10-15 alunni e una struttura che lo supporta. Esatto, quindi anche, ancora una volta è il metodo Montessori che funziona o è il fatto che ci siano delle classi più piccole dove i ragazzi vengono seguiti meglio? È un po' lo stesso argomento che si fa con il cosiddetto homeschooling. No? Adesso va molto di moda l'homeschooling, che di fatto è un ritorno al vecchio, al vecchio modo di educare i bambini, quello proprio antico, dove c'era un tutore che veniva a casa delle famiglie ricche e scolarizzava le, i ragazzi oppure se ne occupavano i genitori ma sostanzialmente c'era un tutore di solito è l'homeschooling che funziona o è il fatto che se hai una maestra o un maestro a disposizione tutto il santo giorno che, che si dedica a te che ti conosce eccetera eccetera chiaramente riesci a ritagliare meglio l'apprendimento su di te e probabilmente è questo è che se noi avessimo la possibilità di avere un maestro ogni due persone Probabilmente riusciremo a creare un'istruzione un, un di maggiore qualità, però non è il metodo, è semplicemente quante risorse hai a disposizione. Ecco. Voglio dei corsi su alieni rettiliani come David Icke, ma quello è, se, se fallisce la, 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 la struttura di ADC, divento un santone, l'ho detto tante volte, eh, e ci butto dentro anche i rettiliani e il complottismo sicuramente. Lo Stato italiano preferisce spendere i soldi in altre cose e non l'educazione. Ecco, questa è una cosa terribile. A prescindere dal metodo Montessori, se c'è da tagliare da qualche parte, lo Stato taglia all'istruzione. Questa è una grande verità, e negli anni questo porta al disastro economico e sociale, che lasciamo perdere. Sempre lo diciamo ogni volta che parliamo di istruzione. Siamo uno dei paesi col più alto tasso di abbandono scolastico in Europa, soprattutto alcune regioni, soprattutto al sud, più di tutti, la Sardegna, purtroppo. Ma anche la Sicilia non è messa bene, neanche la Calabria non è messa bene, neanche la Campania non è messa bene abbiamo il tasso di laureati più basso dell'Europa, eccetera, quindi come scolarizzazione l'Italia bene non sta. Il metodo Montessori, dice Alessandro, ricorda le università come erano all'inizio del Medioevo, una libera associazione tra pari, sì, sì, ecco, sì, un po' sì, una libera associazione tra pari, con la differenza che il metodo Montessori si rivolge soprattutto a ragazzini, bambini soprattutto, e quindi è vero che ci sono i pari, ma c'è anche chi li guida, ecco, c'è proprio l'idea dell'insegnante come guida che deve da un lato sicuramente far passare delle informazioni a questi bambini, ma dall'altro soprattutto guidarli alla scoperta di queste informazioni, eh, permettere loro di svilupparsi naturalmente. Ecco. Le favole non hanno un granché senso se sei un bambino, non leggi tra le righe da piccolo, almeno non a quel livello. Sì, è vero Adriana quello che dici, però le favole non hanno mai fatto male a nessuno, cioè dipende, dipende da come vengono affrontate, non è che ai bambini tu gli racconti che davvero c'è il drago. Capito? Questo è il fatto. Uh, mi chiedono se sono benestante. Sì, sono benestante. Ho avuto fortuna nella vita e, e cerco di, di, di sfruttare questa fortuna per fare qualcosa per me, certo, ma anche per gli altri. Quindi bene. L'istruzione privata di alcune università si espanne sopra, quindi Eh, purtroppo sì, lo è. È inutile che ce la raccontiamo. Cioè, Oxford offre una uh, qualità dell'insegnamento superiore all'università di Padova, nonostante l'università di Padova sia un'ottima università, ma è non è che, che nell'area di Oxford c'è qualcosa di misterioso no, è che c'hai più soldi hai, puoi permetterti di pagare gli insegnanti migliori del mondo di fare corsi molto avanzati di chiamare ospiti, di fare collegamenti con aziende eccetera eccetera chiaramente crei una cosa io credo che uno stato lungimirante dovrebbe tentare tra le varie cose di portare l'istituzione pubblica a un livello, non dico paritario ma quasi quasi, dell'istituzione privata allora lì creeremmo davvero un grande valore Dario, farai mai un corso sul videomaking? Eh, chissà. Sarebbe bello prima produrlo. Sarebbe bello produrlo. Sapete cosa? È che dovrebbe prima imparare a girare i video e montarli. Uh. <ride> Attenzione, se ne and è andato. Dario si è alzato e se ne è andato. Sono da solo adesso. Quindi, no, è molto sì, molto... È per della di prima. Sì, oggi sono simpaticissimo con lui. No, la verità è che Dario è bravissimo e che mh, un corso sul videomaking ci potrebbe stare. Sì, in realtà ne abbiamo anche già parlato ogni tanto e che... Perché... Sì. Per strutturare un corso serve veramente tanto tempo e tanta attenzione, soprattutto se lo vuoi fare fatto bene. Ma in futuro, perché no? Mm, essere bravo non vuol dire essere un bravo maestro, più che altro. Ah, certo, è certo. sempre una cosa da, sì, da bisogna... valutare. Bisogna... Esatto, però non è una brutta idea. Che ne pensi dell'istruzione telematica? Niente male. Uh, dipende da come è fatta come al solito io sono a favore del, dell'istruzione tramite video corsi voglio dire del resto l'ho scelta anche come strada mia personale il sistema DC è il mio, mio video corso migliore quindi andatevelo a vedere nel link qui sotto ma uh, dipende sempre da come è fatta cioè ho visto anche videocorsi, corsi pezzenti fatti malissimo quindi dipende da chi insegna da come lo insegna dalle piattaforme dalla struttura eccetera quindi l'università telematica va benissimo a patto che sia fatta bene Mm, Lucia dice, quando la tua famiglia sta bene, hai anche accesso a più risorse. Basti pensare a certi master che costano 25.000 dollari o Euro l'uno alle vacanze studio, eccetera. Esattamente questo. E io credo che questa sia la vera, adesso, sapete, io non parlo di politica, parlo... però la vera ingiustizia sociale è proprio l'accesso. Cioè, io non sono per la come dire, l'uguaglianza di arrivo, cioè non voglio che tutte le persone nella vita raggiungano lo stesso livello vorrei che però tutte le persone nella vita partissero dallo stesso livello questa è una cosa che eh, mi rendo conto che sia utopico però mi piacerebbe che soprattutto nel campo dell'istruzione tutti avessero accesso a tutto è utopico forse sì però quantomeno possiamo provarci ecco possiamo, possiamo avvicinarci ecco questa è una cosa che mi piacerebbe molto non solo risorse, anche, posso avere anche un maestro ogni 10 alunni, ma se il professore non ha un metodo non sa insegnare, la classe non funziona. Certo, però se ho più risorse posso formare di più il maestro, posso pagarlo di più, posso prendere i professionisti migliori, eccetera. Per esempio, facciamo un esempio classico, un personaggio che sapete io amo moltissimo, Elon Musk. Elon Musk ha creato una scuola per i suoi figli e per i figli dei suoi amici. Quindi nella scuola di Elon Musk ci vanno tipo 30 alunni. Come l'ha formata questa scuola? In classico stile Elon Musk. Ha preso le statistiche di tutta l'America, degli insegnanti ehm, con i migliori risultati, ha selezionato i primi della lista, li ha chiamati e gli ha detto: Do un milione a testa, mi fate la scuola? La risposta è stata: Sì, e, e quindi è semplicemente è come fare una squadra di calcio mettendo insieme i migliori giocatori di tutte le squadre del mondo. Fì. Facile così. <ride> è chiaro che se sei miliardario puoi permetterti questa cosa. Ecco, quindi è chiaro che, che puoi fare così io credo molto nel sistema integrato tipo stile Montessori ma non solo e non ha compartimenti stagni ecco questa è una cosa eh, di cui non conosco abbastanza però che mi piace il sistema integrato che vede anche le materie avere molta più comunicazione tra di loro e non, non quei compartimenti stagni eh, quel, la storia la fai così la geografia la fai con l'italiano ma cercare di giocare in maniera più sinergica tra le varie anche materie e insegnanti ci sta Guarda che, che però Oxford a un britannico costa, è eh certo, era quello che volevo dire. Parlavamo di università private di qualità contro università pubbliche, quindi so bene che è privata Oxford, assolutamente, ho degli amici che ci sono stati, quindi assolutamente. Uh, in proporzione Oxford-Harvard sta alla boccone in Italia? Sì, anche se nelle classifiche internazionali uh, Oxford-Harvard, l'MIT, Yale, Cambridge e tutte quelle... Le, 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 le università più alte le Ivy League americana e inglese soprattutto insieme eh, stanno molto più in alto della nostra Bocconi della nostra Lewis de delle altre università private italiane però anche le nostre italiane sono buone anche quelle pubbliche abbiamo un'istruzione pubblica in Italia molto migliore di quella di altri paesi cioè rispetto agli Stati Uniti per esempio si fa sempre il paragone degli Stati Uniti dove le cose sono tutte migliori ma a livello di università e di scuola pubblica l'Italia è sicuramente messa meglio degli Stati Uniti decisamente proprio okay. Ci sono problemi, ma l'istruzione pubblica in Italia è ottima. Um, pa, 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 pa. Non ti svalutare, Dario. Puoi essere un ottimo maestro, dicono. Bene, a posto. Fatta. Per fortuna esisterà ADC Lab. Luis, sono a tanto così dal presentarlo. Manca poco, manca poco. Lo dico, lo dico. Entro febbraio, presento ADC Lab. Mm. Antonello scrive, non c'è da meravigliarsi se lo Stato non investe nell'istruzione. Più persone ignoranti ci sono, più chi comanda può fare ciò che vuole. Sì, questa è una, è una cosa che si dice spesso, però dico la verità, non credo che sia un grosso complotto, cioè non credo che ci siano i governanti, i padroni che dicono, mm, facciamo il popolo stupido. No, penso che sia più gretto e semplice di così. Devo tagliare da qualche parte. Dov'è che tagliando non perdo direttamente dei punti di PIL? Dalla scuola. Via che si taglia. Ed è lo stesso motivo per cui si taglia anche la sanità. Per esempio, perché se tagli gli investimenti, se tagli certe altre cose, eh, l'economia va direttamente giù subito. Se tagli la scuola, l'economia va giù fra dieci anni. Quindi chi se ne frega, intanto tagliamo. Mi sembra molto più terra-terra, temo, di, più che il complot. MBA per Business Administration per diventare amministratori, delegati, il costo di master supera i 30.000 euro. Eh sì, eh sì, eh sì, eh sì. Grande Elon alla borsa. <ride> Elon Musk che formazione ha? È un, eh, originariamente un fisico, se non ricordo male, poi ha studiato anche mh, mh, ingegneria, ha studiato anche varie cose. Credo che si sia laureato in fisica, però non ne sono sicurissimo. Avevo fatto un video su questa cosa, non mi ricordo benissimo. Sembri un bocconiano? Eh, no, non, non sono un Ti avrei visto in bocconi, io non mi sarei visto in bocconi, perché quando mi sono iscritto all'università, a parte che il mio più caro amico eh, ha fatto la bocconi, quindi insomma eh, conosco bene l'ambiente, ma eh, la bocconi non ha tutte le facoltà. Io ero per le lettere, poi ho cambiato molto idea, però insomma l'ambito economico mi piace fino a un certo punto, quindi ecco. Io penso sempre di più, dice John, che, considerando i medici e gli ingegneri eccellenti che escono dalle università italiane, le università private americane siano molto sopravvalutate. Di sicuro il sistema universitario, anche ehm, pubblico ma anche privato, italiano, è eccellente. L'America, come al solito, ha gli estremi, cioè ha le, le punte di eccellenza massima dell'istruzione, contemporaneamente anche delle punte molto 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 basse. Quindi in America c'è una variabilità enorme, tanto che. Ci sono persone in America, questa è una cosa che qui in Italia succede molto poco, che cambiano casa oppure comprano casa tenendo presente che scuola c'è. Perché mandare un figlio ad una certa scuola o a quella di due blocchi più in là fa la differenza in termini poi di carriera. Quindi in America c'è questa variabilità. In Italia se vai a una scuola media X o vai alla scuola media Y, pressa poco, sì ci saranno le scuole migliori, le scuole peggiori, tutto quello che volete, però pressa poco siamo lì, ecco. Uh, intendevo che Oxford ha un britannico ah costa 10.000 sterline all'anno nel senso ho capito E um, gli stranieri che costa tantissimo ok 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 certo perfetto il sistema americano è molto diverso non è né meglio né peggio solo diverso sono abbastanza d'accordo anche se per alcune cose non mi piace proprio il sistema americano eh, soprattutto la, la, il funzionamento del high school non mi piace neanche un po' a dirla tutta ha delle buone idee nel fatto che per esempio si, si possano seguire classi diverse cose così però non mi piace molto in, in generale Uh, Lucia scrive, non credo neanche io nella teoria del complotto contro l'istruzione, credo che molti insegnanti cerchino di evitare erogne abbassando il livello dell'insegnamento per far passare più persone possibile, abbastanza. No, non vengono insegnate cose segrete top secret ad Arva, ad Yale, ci sono solo i migliori insegnanti del mondo e i migliori scienziati del mondo escono da lì, è solo questione di qualità, di soldi, di organizzazione e di gente che c'è lì. Compensi più alti per i docenti o test migliori per gli alunni per incentivare la scuola italiana. E perché non entrambi? Perché non entrambi? Di sicuro i docenti devono essere pagati di più. Ragazzi, da qua non ne usciamo. Se non paghi di più i docenti, non selezioni i migliori. Cioè, se tu sei il migliore del tuo corso all'università, ok? Hai una carriera davanti pazzesca. Puoi fare quello che vuoi. Sei un matematico pazzesco. Bene? Esci dalla matematica e sei veramente il matematico top. E hai de fronte di poter essere eh, assunto da un'azienda o fare il ricercatore e prendere un tot di soldi oppure prendere la metà dei soldi per fare il maestro o eh, il professore a scuola cosa sceglierai? sceglierai la carriera che ti porta più in là se io invece lo st stipendio lo alzo è probabile che attirerò persone a insegnare migliori questo non vuol dire che gli insegnanti siano scarsi non sto dicendo questo sto dicendo però che i migliori ce li perdiamo da altra parte nei settori privati ne, nelle altre cose se invece noi Alziamo lo stipendio. Intanto motiviamo di più gli insegnanti a fare cose di più eh, e, e gli diamo più strumenti per lavorare. Ma poi attiriamo persone migliori nella scuola. Ecco. Si può studiare da autodidatta alle superiori? Molto difficile, Dennis. Molto, molto difficile. Um, lo sconsiglio. Se è possibile, la scuola. Sempre la scuola, la, la, la cosa migliore. Anche a me piacerebbe andare a visitare una università di quel tipo lì. No, oh, insomma, quindi abbiamo capito, abbiamo fatto. Stiamo. We wrap this up. Eh, cioè, andiamo verso la fine. Che cosa ne penso quindi di questo metodo Montessori? Penso che sia affascinante, penso che alcuni punti siano sicuramente punti importanti, punti chiave, punti che mi trovano d'accordo e che trovano d'accordo anche gran parte della pedagogia. Penso allo stesso tempo però che come spesso accade il rischio sia di prendere in modo troppo dogmatico certe cose e che in un campo difficile come quello della pedagogia, quello dell'istruzione, dell'educazione, della psicologia mantenere un rigore scientifico sia abbastanza difficile. E che si rischi di entusiasmarsi per certe tecniche con troppa rapidità, quando invece magari bisognerebbe studiarle meglio. Ecco, quindi, questa è l'idea che mi sono fatto. Mi piacerebbe poi sentire uh, il parere di, di esperti, perché no? Perché io, appunto, non sono un esperto, sono solo un curioso che è andato a vedere. Alla statale di Milano certe cose me le sognavo, dice Lucia, in un podcast in Breaking Italy. Chiaramente andate a seguire il buon chai di Breaking Italy perché fa un lavoro pazzesco. Si è parlato di come funziona la filosofia a Oxford, eh, fantascienza. Ci sono classi di 10 persone con l'insegnante che legge i tuoi saggi e ti chiede di argomentare. Eh, certo, eh, certo. Prima fare i professori era un lavoro di prestigio, oggi invece l'insegnamento è considerato un ripiego. E eh, purtroppo, questa è una. in media, non è sempre vero, ma in media è vero, e questo è molto triste e porta a una grossa cosa. Ecco, allora, fatemi sapere innanzitutto se. Adesso rispondo alle ultime domande, però intanto vi dico questo. Se vi piace l'idea ogni tanto di fare delle live un po' più di chiacchierata come questa, un po' meno didattiche e un po' più di. così. Ho parlato di un tema che mi interessa. Un altro tema che sto guardando invece è la scuola steineriana. Ci torneremo anche su quella. Sto approfondendo per arrivare perché anche di quella mi avete chiesto, e quindi ci arriveremo. E, e niente, quindi questa è eh, la cosa. Fatemi sapere che cosa ne pensate, naturalmente lasciate un mi piace adesso, mi piace, condivisione, cliccare la campanella, iscrivervi al canale, condividere, condividere, condividere. Siamo arrivati a 9, oggi dovremmo arrivare a 9.000 like su YouTube, un mese e siamo, a, siamo alla, a 5 cifre anche su YouTube, su Facebook ormai siamo quasi a 12.000, 11.000 e passa, e su... Su YouTube ci stiamo avvicinando, stiamo crescendo abbastanza rapidamente, non vedo l'ora di arrivare a 10.000 anche lì, quindi aiutatemi parlandone, parlandone, parlandone in giro. Leggo le ultime domande e poi vado a chiudere. Sei d'accordo con l'idea che l'insegnamento sia una missione e non solo una nobile professione? Sì, ma non bisogna scambiare il fatto che sia una missione per il fatto che allora si può pagare poco gli insegnanti perché eh, sono dei missionari. No, 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 è una professione e se vuoi dei professionisti li hai da pagare. Questo è il concetto. Un'altra live, vogliamo la pedagogia Waldorf, che funziona per lei. Non la conosco, quindi me la segno immediatamente e andrò a studiarmela proprio così. Ho un nuovo argomento. Un italiano può scriversi ad Harvard, da Yale? Assolutamente sì. Sergio mi dice: Vorrei che trattassi anche temi come Scientology. Me lo sono segnato, me lo sono segnato perché sapete che il tema delle sette è un tema che mi sta molto a cuore, ho fatto un video molto bello, secondo me, eh, sul comparazione tra i Jedi e le sette dove spiegavo co come si riconosce la manipolazione mentale e un bel video su Scientology, Scientology non ve lo leva nessuno perché eh, a parte che basta andarsi a vedere South Park e, e sapete tutto quello che dovete sapere, ma insomma Bisogna dire a Montemagno che ti intervisti. Ma diteglielo, diteglielo. Io ci sono qui. Tra l'altro io devo veramente tutta la mia attività a Montemagno. Quindi, che vi devo dire? Che vi piaccia o no? Che vi piaccia o no. Senza Montemagno, ADC non sarebbe qui. E eh, quindi, eh, questa è la verità. Bene, quindi andate a stalkerare Montemagno. <ride> per favore, non stalkeratelo perché in realtà poi sennò no, dopo si incazza e dopo non mi invita più. E, e basta. Noi ci rivediamo giovedì per il prossimo. Sei il nostro Ron Hubbard. Ah, oh, mamma mia, mi viene un infarto. Speriamo proprio di no. Eh, ci rivediamo giovedì per il prossimo AC Live, domani per il prossimo video. State buoni, state bravi, state attenti alle fufferie. E fatemi sapere cosa ne pensate della scuola Montessoriana. A presto.